Si chiude tra gli applausi la 16ª edizione di Primavera dei Teatri, festival organizzato dalla compagnia Scena Verticale sotto la direzione artistica di Saverio La Ruina e Dario De Luca. 5 giorni di eventi tra laboratori, performance e dopo festival. Sfumato di Rosa ha portato in scena 4 anteprime nazionali in cui spesso il ruolo della donna è celato tra le righe di una commedia che diventa favola nera. È il caso della Bisbetica domata, che ha aperto il sipario del festival, per continuare con La Beatitudine, anteprima nazionale in cui sesso e dio potere diventano microcosmi che collidono verso un centro in una drammaturgia di incastri, che si muove per ricreare luoghi, ambienti, sfumature. Continua la rassegna con Milita Ignoto, altra prima di Mario Perrotta, il racconto del primo vero momento di unità nazionale. Ancora a Scanna Surice, con la regia di Carlo Cercello, storia di un femminello dei quartieri napoletani, simbolo di una incompletezza esistenziale, sospesa tra un'identità smarrita e una quotidianità terremotata. Ancora con Il Nastro Rosa, Ombretta Calco, storia mosaicata di donna che ricostruisce per frammenti la sua vita in un soliloquio da prima nazionale che prende vita dalla penna di Sergio Pierattini. Altri ingredienti del programma è il riadattamento di 6 personaggi in cerca d'autore a cura di Vico Quarto Mazzini, che riprende i personaggi fantasmatici di Pirandello per omaggiare gli incubi e le visioni del drammaturgo siciliano. Manifestazione dunque ricca e da sold out, accarezzata anche dalla polvere di primavera del padrone di casa, Saverio La Ruina, che ha omaggiato la città riproponendo il suo spettacolo con una nuova scena, affiancato questa volta da Cecilia Foti. Corolla del festival, l'arte di Luca Viapiana, tra iconografia e materia, opere pennellate dall'unità potente di mappe esistenziali. Per quanto apparentemente il leitmotiv dello scontrino fiscale, sempre presente nelle mie opere, possa sembrare che esse insomma siano tutte similari, in realtà vi sono approcci molto diversi, ecco. Si parte da una prima fase in cui cercavo di non coinvolgere lo spettatore fino agli ultimi lavori in cui il suo ruolo è fondamentale per la riuscita dell'opera.